Durante un concerto a Barletta, il cantautore romano insulta una ragazza disabile pensando volesse disturbare il concerto, poi le scuse: mi metterei a piangere. Antonello Venditti è finito al centro di un turbinio di polemiche. Durante un concerto a Barletta, il noto cantante romano ha avuto un incidente non proprio piacevole con il pubblico. Vediamo cosa è realmente accaduto. Le parole shock di Venditti: vieni qui se. Mentre stava raccontando un episodio personale, Venditti ha sentito alcune parole poco comprensibili pronunciate da una persona tra il pubblico e ha reagito insultandola, invitandola a salire sul palco se avesse avuto il coraggio. Vieni qui, vediamo se c'hai il coraggio, queste le dure parole. Subito si è levata la polemica del pubblico, con tanto di buh e fischi. I voti dei VIP alla maturità, chi ha brillato e chi ha mollato. Le scuse alla spettatrice: non sono un mostro, dopo essere stato informato della situazione dalla sicurezza, ovvero gli è stato fatto notare che si trattava di una persona speciale, l'artista ha detto, e ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l'educazione. Non esistono ragazzi speciali, l'educazione è una cosa. Il momento è stato immortalato in un video che è diventato virale, suscitando l'indignazione del web. Vergogna, è stata la parola più gettonata ed anche quella meno volgare. Successivamente, Venditti si è scusato pubblicamente con un video ammettendo di essere stato influenzato dalle difficoltà del concerto. Ha paragonato la polemica ad un episodio del 2019, quando aveva fatto un commento controverso: mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo. Non sono un mostro, sta montando una polemica stupida per chi mi conosce. Ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale sono venuto a conoscenza. Sono sconvolto, ha continuato onestamente, tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti. Le parole dei genitori: con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di un'incomprensione, ingigantita dai social. È quanto dichiarato dai genitori della ragazza con disabilità. Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia, hanno concluso i genitori.